Ciao Len. Siamo giunti in compagnia con i Re Magi dell'Oriente e lasciateci cantare in questa contrada, buona gente. Siamo qui con la Gran Stella e il Re Bimbo ad adorare e narrarvi una novella del suo nascere per noi salvare. Sono le prime strofe, le prime parole di un'antica canta, un'antichissima poesia che è stata scritta 200 anni fa circa e che accompagnava gruppi di cantori come il nostro nei nostri paesi della Vallata Avisiana e soprattutto all'inizio della Valle di Cembra, dove ha sede il nostro coro, intervallata questa lunga poesia da canti natalizi. Noi anche questa sera con il coro La Valle faremo così nel centro storico di Castello e sentirete qualcuna delle strofe, non tutta l'intera canta, l'intera questa poesia, ma qualcuna di quelle strofe insieme ai canti che andremo ad eseguire. Il primo che avete ascoltato era un canto dedicato all'Avvento, il periodo di preparazione del Natale, e l'abbiamo eseguito nelle tre lingue, diciamo così, la lingua italiana, la nostra parlata delle nostre valli e la lingua tedesca, ecco, le lingue della nostra regione. Ma adesso, prima di partire e di avviarci verso il centro storico, visto che siamo sotto questo bell'albero,
Ricordiamo sempre il periodo dell'Avvento di preparazione al Natale nel quale si prepara anche l'albero. E lo facciamo con un canto tradizionale di area tedesca dedicato all'albero del Natale, O Tannenbaum. O Tannenbaum, O Tannenbaum, sin da